mangiare i polli e i capponi. Che fai? Più in alto non ci arrivo. Ci vuole una scala più lunga. Ma dov'è che te la vada via? E vabbè, allora lascio e vado via. Angelina! Angelina! E se vuoi la scala, e ti mando la nostra! Non ci abbiamo bisogno! Ehi, Bartolino! Buon dì, Totti, che volete? Ce la vedo una scala in un cassai? Sì, mandatela a prendere! Ecco, va con lui. Che orso! Non ci far caso, E in fondo, gli è un bravo uomo, Che musi! Ecco un altro che ha cominciato! I tempini sono gente cordiale, servizievole, tu sei scontroso! Ma andate al diavolo tutto quanto che gli faccio da solo! Dai, con tutta questa scontrosità! Proprio così, le solite storie di mio padre, e a noi dispiacevano. Quel giorno lavavo al fiume, quando arrivò Giorgio, il figlio del tempino. Da un po' di tempo mi guardava ed io facevo finta di nulla, ma ero contenta. Diede delle convocazioni per i capi famiglia. La nostra non volevo prenderla, sapevo le idee di mio padre. Le donne insistettero, credevano che fosse un dispetto a Giorgio per le sue occhiate e dovetti cedere. Mi dispiaceva sentir dire che noi abruzzesi venuti dal Fucino non eravamo socievoli come i maremmani. Era la riunione dei contadini di Pian di Rocca per mettere su una cooperativa. In paese già se ne parlava. Ma al solito mio padre si stizzì come lo avesse punto una vespa. Quando gli diedi il biglietto disse che non andava a sentire delle chiacchiere inutili, che non voleva dare i gradi di caporale a nessuno, che lui stava nel suo pollaio e che i paesani non si intrigassero di lui. Anche Angelina venne a darmi una mano, a insistere con papà. Il vecchio non si piegava. E noi eravamo rassegnate ormai a stare sempre isolate da tutti per il carattere ombroso di mio padre. Invece quella domenica mattina, ultimo e diffidente, anche lui andò alla riunione per ascoltare di che si trattava. Era il nostro vicino Tempini che presiedeva insieme a un forastiero venuto da Grosseto. La cooperativa avrebbe comperato un impianto di irrigazione, avrebbe raccolto e venduto ortaggi e latte, si parlava di una cantina sociale, tutto con piccoli versamenti. Al momento della votazione soltanto mio padre non disse di sì. Non volle ascoltare nessuno. Il solito testone, gli dissero gli altri, ma lui rispose che sapeva fare da solo e che non aveva mai cercato manco un grano di miglio dai paesani. L'avevamo aspettato sulla strada, io e Giorgio, separati ma con qualche speranza insieme. Se fosse andata bene, forse potevamo avvicinarci. Invece, anche questa volta, mio padre aveva rizzato gli spini come un istrice. Soltanto noi eravamo rimasti fuori dalla cooperativa. Gli altri fra loro si aiutavano. Avevano molte comodità di macchine nuove. E noi da soli dovevamo lavorare il doppio. Capivo che non si andava avanti. E anch'io facevo ora la rustica con Giorgio per nascondere la nostra situazione. Da noi la terra si bruciava. Mio padre se ne accorgeva, ma non voleva ammetterlo.
Le mie amiche portavano sulla strada il latte. Ed era proprio Giorgio con il trattorino a raccoglierlo per la cooperativa e a venderlo al mercato. Io invece dovevo andare con la bicicletta e qualche volta gli ortaggi dovevo riportarli perché ci crescevano stenti. Un mattino mi decise. Se mio padre non entrava nella cooperativa, ci pensavo io. Mi piantai in mezzo alla strada e bloccai Giorgio. Sai che c'è, gli dissi? Mi sono stufata di pedalare e di vederti ridere. Carica su e portami al mercato. E Giorgio mi ci portò. Decidemmo insieme che la mattina dopo il trattorino della cooperativa sarebbe passato a prendere anche il nostro latte. Eravamo pronti a provocare il temporale di mio padre. E il temporale venne. Le mie sorelle attendevano addirittura i fulmini del vecchio. I tempini speravano che Giorgio avesse la meglio. Giorgio, preso coraggio e bidone del latte tutto insieme, la spuntò, anche se mio padre rimase con il muso duro. Ma il ghiaccio era rotto. Festa di San Rocco, al circolo della cooperativa si ballò e gli anziani si ritrovarono a bere un bicchiere. Riuscimmo a portarci mio padre e con il Chianti davanti tutto andò a posto. Ora che io e Giorgio vedevamo i nostri genitori vicini e mio padre deciso a stare insieme agli altri senza gli spini in fuori, potevamo pensare a noi. Avviammo verso l'uliveto di Bartolini e lui mi mostrò spaccato un frutto di melograno. Disse che era il segno di come sa da vivere noi contadini. Ogni chicco da solo è completo, ma soltanto unito agli altri può crescere e star sicuro. E alla fine mi parlò di matrimonio. Non sapeva che da tanto tempo l'aspettavo.